Ed eccoci. È stato tante volte protagonista della nostra domenica. Beh, insomma. Di Bastardi in radio. Sì, tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli. Bastardi, il padre Gigino, è un personaggio di punta. I nostri ascoltatori lo amano moltissimo. Me lo chiedono anche quando vado in giro a fare le serate. È un po' complicato da portarmi la tonaca appresso, certo. Pur perché adesso comincia a far caldo, per cui diverta un po' complicato, però insomma mi diverte. Sarebbe bello fare una versione di Bastardi VIP televisiva, esatto. Uno scherzo a parte tutto nostro, e facciamo lo scherzo a Cinzia Oscar. Ma ho capito, ma gliel'abbiamo detto adesso, sì, a questo certo. Punto diventa complicatissimo. Chiamiamo, farglielo credere. Chiamiamo qui a Saviano. Allora, chiamiamo a Saviano. Chiamiamo a Saviano, dove ci dovrebbe essere la signora Assunta. Vediamo. La parrocchia è quella di San Giovanni Battista. Vediamo. Alzatemi bene la voce per cortesia qua in... Attento al nostro... In vediamo, studio. Vediamo. Fatemi sentire gli squilli. Se ci sono. Signora, buongiorno, signora Assunta. Buongiorno. Buongiorno a lei, sono padre Gigino. Come sta? Chi è? Padre Gigino, padre Luigi, il nuovo parroco della parrocchia di San Giovanni Battista. Ma, non ci inquietare. Eh? Ma sta scherzando? No, perché signora, perché dovrei scherzare? E noi teniamo a Don Salvatore alla chiesa. Certo, ma ci mancherebbe altro, Don Salvatore. Ma avrà saputo, Salvatore lo ha detto anche durante l'omelia, che va in vacanza per un periodo. E la curia ha mandato me a sostituirlo. Ci mancherebbe, Salvatore. No, non se l'ha detto stamattina che va in vacanza. L'ha detto domenica scorsa. E io pure sono andato domenica scorsa. Signora, e non è stata attenta, cosa vuole che le dica? Ma adesso... quando mai, io sono sempre presente. Non ho mica detto che lei era... Lei, io proprio per questo... Comunque la... si spieghi chi è, non mi fa perdere la testa. Signora, sono padre Gigino, padre... Ma non mi sente dalla voce, non so la voce da parroco, scusi. Padre Luigi, qui in Campania mi chiamano Gigino. Ah, Gigino mi chiama, sì. Beh, Luigi e Gigino è la stessa è cosa. È la stessa cosa, è vero, non posso darle torto. Signora cara, io non voglio mica togliere il posto a Don Salvatore, ma ci mancherebbe altro. È tanto caro, tanto amato dai parrocchiani, eh? Sì. Lei gli vuole molto bene, vero? Come parroco, è bravo. Comunque, si spiega chi è, perché è una menzogna. No, signora, io menzogne non ne dico. No. Le bugie non si dicono, giurin, giuretto... Se non va all'inverno. Brava. Giurin, giuretto, comunque, parola di Lupetto. Comunque, ho un po' da fare. Sì, non anche mi fa noi, perdere tempo. Ma sta cucinando? Sì. Se vuoi andare a mangiare con me. Ma che cosa sta preparando? Ho preparato i gnocchi. Ah, signora cara, la gola è uno dei sette peccati capitali. Però lo gnocco, preparato da Assunta... Non deve mangiare. Giustamente, lo gnocco preparato da Assunta secondo me merita. Lei lo fa di patate, voglio sperare. No, solo farina, come lo faceva la nonna. Ah, come lo faceva la nonna. No, a me piace la patata. Nel senso nello gnocco. Allora non vi posso ospitare. Ah, non mi può ospitare. Io preferisco lo gnocco con la patata. Vabbè. Io non lo so proprio fare con la patata. E anche perché la canzone lo dice sempre, no? L'unico frutto dell'amore è la patata. È la patata. La sa la canzone. Signora, va bene, la saluto. Comunque... Noi veramente preparavamo una festa in parrocchia, se lei volesse venire. Dove? La chiamavo proprio apposta per salutare Salvatore che va in missione. Ah, va in missione, sì, allora ci manca parecchio tempo. Va a aiutare i poveretti della... Fa una cosa buona. Se mi porti pure a me mi fa piacere. Sì, anche secondo me lei starebbe bene con Salvatore lì nell'Africa nera. Ah, va all'Africa! No, in Africa no. Va nel Burundi. No, io andavo io e mio marito e lo facevamo compagnia. Ah, lei e suo marito? Potete andare nel Burundi con Don Salvatore. Su, gli faccia compagnia, glielo paghiamo noi. Va bene, comunque la devo lasciare. Sì, anche io, tante cose. Se vuole venire a mangiare con me, a posto dei gnocchi ci faccio la pasta.
La pasta? Faccio i maccheroni, cioè i gnocchi non ti piacciono. No, mi piacciono, li preferisco con la patata, ma li mangio anche se. Ma l'ho fatti già. Va bene, mangerò gli gnocchi. Allora vengo a bussare, dlin dlon, e lei mi apre. Va bene. Tante cose, all'una e mezza. All'una e mezza, va bene, sì. Quello è l'orario che mangiamo. Quando è finito anche ti va di ballare, va bene. Bene. Arrivederci. Tante cose. Salutimi Francesca. E chi è? È tua moglie. Mia moglie? Io non sono sposato. Lo so, se era veramente padre Gigino, però non sei padre Gigino. Non ho nessuna moglie che si chiama Francesca, signora. Ma se eri padre Gigino, lo sapevi che non eri sposato. Signora, ma stiamo parlando da tre ore, ma perché lei mette in dubbio la mia identità? Tu non sei padre Gigino. Ma non ho nemmeno una moglie che si chiama Francesca. E se non sei sposato, come la ce l'hai la moglie? E allora, perché devo salutare Francesca? Lei ha detto lei che mi ha una moglie che si chiama Francesca. Tuo lieve, tuo mieto. Io non ce l'ho la moglie che si chiama Francesca. Va bene, comunque vi lascio perché devo cucinare. Se no mio marito all'una e mezza mi salta addosso che vuole mangiare. Non sia mai che suo marito le saltasse addosso che magari gli piace anche a lui ancora la... No, nel senso di dire... No, mi salta addosso che ha fame. No, è certo, ha fame. Da quanti anni di matrimonio c'ha con suo 49. E un poco di pazienza, su, finirà. Prima o poi finirà e se lo toglie davanti. Signora, la saluto. Ma perché ha da finire? No, nel senso... E poi rimango sola. Nel signore, almeno si gode la pensione. Ma quando mai? No. Io me la godo comunque perché mio marito è molto bravo. Va bene, sono contento. Dopo 50 anni ci sono le mogli che non vedono l'ora che gettino il sangue. Invece lei è felice. E allora che Dio vi benedica e che possiate stare... Buon appetito. A tante belle cose, mi saluti suo marito. Suo marito, ma che bella galletta di Castellammare che era la sera. Abbiamo concluso per bene con va padre bene, Gigino. Va bene, fantastico. Lanciamo la pubblicità, ci rivediamo tra poco.